Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un bellissimo tricchettino con le carte. Tra qualche giorno vi porterò il tutorial. Allora, ho qui un dado che in realtà nella performance vera non serve, ma ora lo uso semplicemente per fare delle scelte casuali, e ho una predizione che tengo qui sotto il tappetino, ma in realtà è un pezzo di tovaglia, perché altrimenti se lo metto qui ho il rischio che il ventilatore, quando si gira dalla mia parte, me lo faccia volare via. Vabbè, oscilla un pochino, ma è meglio tenerlo qua sotto. Allora, gioco impromptu, quindi lo spettatore può tranquillamente mescolare le carte e dopodiché andrà a sceglierne 8 in vari punti del mazzo. Facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok, 8 carte assolutamente casuali. Il mazzo lo può mettere via. Ora il mago si gira e chiede allo spettatore di guardare la prima carta sulla cima. Quella sarà la sua carta. Adesso io mi giro, ve la mostro. Okay, spero di essere inquadrata. Questa è la carta dello spettatore che andrà a disperdere da qualche parte in mezzo al mazzetto, andrà a mescolare e andrà a mescolarle in un modo particolare, ovvero un po' di faccia e un po' di dorso, così come gli viene. Magari lo può fare anche, non so, ad occhi chiusi, così non sa nemmeno lui come sta mescolando. Ok, quando è soddisfatto, gli chiediamo di disporre le carte a mo' di cornice, quindi tipo così. Perfetto. Quindi avremo un po' di carte di faccia, un po' di carte di dorso in base a come lo spettatore ha mescolato. Ma vogliamo creare ancora più caos. Gli chiedo, preferisci le carte centrali, quindi questa, oppure le carte negli angoli, quindi queste due. Adesso io scelgo il dado per determinare la scelta dello spettatore. Facciamo carte negli angoli numero dispari, carte centrali numero pari. Allora, vediamo un po', è uscito 1, ok? Quindi praticamente lui sceglie le carte negli angoli, che lasciamo così come sono e andiamo a girare le carte centrali, ok? Perfetto. Allora, io adesso comincerò dal punto in cui lui vuole a ribaltare una carta sull'altra fino a ricompattarle in un unico mazzetto. Qui nella predizione ho scritto se la sua carta si troverà di dorso o di faccia e anche in che posizione si troverà. Quindi scegliamo un punto di partenza, anche in questo caso gli vado ad indicare 4 carte, gli dico guarda, vuoi che cominci da questa oppure questa o questa? Dimmi tu, facciamo 1, 2, 3, 4, se esce 5 o 6 rilancerò il dado, perfetto, è uscito 6, rilancio il dado, 1, quindi questa carta qui, perfetto. Questo è il punto di partenza da cui inizio a ribaltare una carta sull'altra ed ora abbiamo ottenuto, diciamo, il mazzetto definitivo. Non sappiamo dove si trova la sua carta, no? Non sappiamo se è di dorso, se è di faccia e non sappiamo in che posizione è. Però io l'ho scritto all'inizio, prima ancora che tutto iniziasse. Vi mostro la prima parte della mia predizione. C'è scritto, spero si veda, la tua carta è di dorso. Andiamo a vedere. Abbiamo un 2 di cuori e un 9 di cuori di faccia. In teoria lo spettatore dovrebbe dirmi che la sua carta non c'è, quindi è di dorso. Prima parte della predizione azzeccata, vi mostro la seconda, in terza posizione, quindi 1, 2, 3. E in terza posizione troviamo l'asso di fiori, che spero tanto sia la carta scelta. Bene, questo era il gioco. Vi ricordo che è assolutamente impromptu, lo spettatore sceglie 8 carte casuali, e decide lui se girare le angolari oppure le centrali, decide lui da quale delle 4 carte che gli indico partire per iniziare a ribaltare una carta sull'altra, eppure
la sua carta sarà alla mia predizione. Spero vi sia piaciuto, noi ci vediamo tra qualche giorno per il tutorial. Ciao!